Salve a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale con questo nuovo video. Oggi parleremo di bagni rituali o magici. Dato che negli ultimi video, quelli riguardanti le erbe, ho parlato di questi bagni rituali, ho pensato di farci un video a parte. Soprattutto perché è una di quelle pratiche che può essere facilmente inglobata nella nostra routine quotidiana. Fare la doccia o farsi il bagno, intendo quello nella vasca, sono azioni con le quali, bene o male, siamo tutti familiari. Per chi è particolarmente impegnato e non ha molto tempo, per ritualizzare, combinare le due cose, quindi, fare un bagno, che è una cosa che, bene o male, dopo una giornata stressante magari di lavoro, uno di solito fa per rilassarsi, può combinare questa azione quotidiana con un rituale. Inoltre, per i neofiti, questa può risultare anche una pratica piuttosto facile, poiché alla fine, come ho detto prima, l'azione del farsi il bagno, farsi la doccia è abbastanza familiare, diciamo, alle persone. Inoltre, essendo una cosa che si fa, diciamo, nel privato, magari per un neofita che ancora, come si dice, non è fuori dall'armadio delle scope, può essere facile da nascondere, ecco. Ovviamente un bagno rituale può essere più o meno complesso, ovviamente dipende da cosa si vuole fare, come si vuole fare, eccetera. Inoltre non preoccupatevi se non avete la vasca, purtroppo questa non ce l'ho più nemmeno io, perché i diversi metodi diciamo, usati nella vasca possono essere adattati anche alla doccia. Durante un rituale spesso ci capitano di usare degli oggetti che poi vogliamo adibire ad uno scopo particolare. Per esempio, non so, un talismano, un cristallo, i tarocchi, le carte, qualunque cosa. Nei bagni rituali diventiamo noi l'oggetto, per esempio, da purificare, da pulire o da caricare. Ma cosa possiamo fare quindi? Quali oggetti, quali pratiche o tecniche possiamo usare in un bagno rituale? Una delle cose più facili, diciamo, da fare e che non prevede l'uso di oggetti o altro è la visualizzazione. Possiamo usare a nostro vantaggio proprio l'azione del pulirsi, una cosa che comunque facciamo quotidianamente, per ripulirci, per esempio, dalle energie negative. Come possiamo fare? Possiamo visualizzare, per esempio, noi stessi che, stando per esempio, non so, sotto la doccia con il getto dell'acqua, che veniamo ripuliti magari dalle energie negative proprio con l'acqua che ci scorre addosso e che prende e porta via queste energie negative. Per aiutarci in questa visualizzazione si possono usare dei gesti come quello, no, quelli quotidiani, no, che usiamo per lavarci, o una savonetta o una spugna se la usate. Nei bagni rituali possono essere usate diverse cose, per esempio saponi, oli, erbe, fiori, sali da bagno. Ovviamente fate attenzione che tutte queste cose possono entrare a contatto sia con l'acqua sia con la pelle. Per esempio, se avete delle piante ostre o altro che volete usare in un bagno, fate attenzione che non siano entrate in contatto, per esempio, con pesticidi, che potrebbero rilasciare sostanze comunque tossiche una volta entrate a contatto con l'acqua, che magari si sciolgono, quindi mi raccomando, fate attenzione. Ho citato poco fa praticamente i saponi e esistono dei saponi appositamente adatti a dei rituali. Ho visto in giro su internet degli shop che vendono proprio questi saponi, per esempio per la protezione, per la purificazione, che sono fatti con oli, con erbe comunque apposite per quello scopo. Non ne ho mai usati, quindi non posso dirvi dell'efficacia, quindi non so nemmeno consigliarvi uno shop o altro perché non conosco, li ho solo visti in giro, però io ve la butto lì così sapete dell'esistenza. Ma tranquilli, potete anche, tra virgolette, crearveli da voi questi saponi, per esempio comprando una saponetta magari di un odore che vi piace o altro, o pertinente magari al rituale che volete fare, e inciderci sopra magari un sigillo, proprio per assegnare a questa saponetta uno scopo preciso.
So che alcuni utilizzano anche i cristalli, però come sapete io non uso i cristalli, quindi non saprei veramente cosa consigliarvi. Però so quelle poche cose che so sui cristalli è che alcuni cristalli si sciolgono a contatto con l'acqua, quindi se volete usarli, credo che o li mettete per esempio se li usate nella vasca, tipo sul bordo della vasca, però in ogni caso fate attenzione, fatevi sempre le vostre ricerche. Per il resto poi ho gli sali da bagno o altri materiali che sono venduti specificamente per essere usati nei bagni, possono ovviamente essere usati e trasformati e adibiti ad un rituale particolare. Queste sono alcune delle tecniche, alcuni dei materiali che potete usare in un bagno rituale. Ovviamente questo è un video corto perché, come sempre ricordo, i miei video sulla stregoneria sono principalmente rivolti ai neofiti. Quindi sono spunti di riflessione, punti di partenza, consigli o suggerimenti a nuove pratiche. Quindi per questo non entro mai troppo nello specifico, perché alla fine siete voi che dovete un pochino scoprire se questa pratica vi piace o meno, sentendone parlare magari, dite, ah, mi piace, ok, voglio provare. Quindi alla fine sono cose che dovete vedere voi poi nell'approfondito. Io però vi dico là, vi dico, ah, esistono queste pratiche che potete magari, non lo so, utilizzare, vi possono piacere o meno. Quindi per questo questi video sulla stregoneria non sono mai troppo approfonditi, ma sono più una presentazione, ecco, mettiamola così, per esempio in questo caso sul bagno rituale. E in ogni caso vi invito sempre a farvi prima le vostre ricerche, prima di compiere un rituale, qualunque esso sia. Se fate bagni rituali fatemi sapere come vi trovate, bene o male, o cosa utilizzate in questi bagni rituali. Se avete la vasca vi invidio parecchio. E se avete domande, dubbi, perplessità, suggerimenti, fatemi sapere sotto. Spero che il video vi abbia interessato. Se è così, lasciate un like, iscrivetevi e alla prossima. Ciao!